E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. E volevo fare questo piccolo gameplay, insomma, una micro recensione di 3D Chess, un gioco che trovate su Steam, 9 euro, veramente carinissimo, mi hanno regalato la key, volevo provarlo insieme a voi perché c'ha un gioco di scacchi con un'ambientazione un po' tetra, mi piace, vediamo un pochino, facciamo easy, facciamo almeno normale, vediamo un pochino come ce la caviamo. Ed eccolo qui ragazzi, guardate che bella l'ambientazione, come sono belli gli scacchi, veramente bello, non mi aspettavo. Allora, iniziamo a fare una partita subito per capire un po' l'intelligenza artificiale, e ovviamente ne prenderemo di santa ragione perché non siamo mai stati bravissimi con questi giochi, però iniziamo noi, siamo il bianco. Ok, questo se lo vuole mangiare, questo disgraziato. Ma noi ce ne fottiamo? Potremmo fare così. Ecco, così in modo non, la regina non ci mangerà. Ecco, vabbè, noi mangiamo questo. Non abbiamo fatto niente. Vieni a mangiarlo, vieni piccolo. Oh, guarda questo imbroglione maledetto. Vabbè. Scacco al re. No, bravo. Bravo, bravo. No, dobbiamo forse andare qui. Ok, vediamo un po' cosa succede. E se l'è mangiato. Vabbè, uno per uno ci sta anche bene. Toh. Adesso ci viene giù la regina magari, eh. Facciamo un arrocco velocissimo. No, non ce la fa fare. Perché? Perché? Non siamo in stato. Questo non puoi mangiarlo, eh. Vabbè, vediamo un po'. Mettiamo la regina su, che ci difende. Ecco, indietreggiato, facciamo l'arrocco, ok. L'arrocco serve per metterci un attimino un po' più in difesa rispetto al nostro. Ma che sta facendo questo pazzo? Ok. Vediamo un po' cosa fa adesso. Ecco, benissimo, direi veramente benissimo. No, qui. Sta regina ci sta massacrando, ragazzi, eh. Ci sta massacrando. Va bene, allora andiamo avanti. Questo. Ok. Questo è il nostro, questo cavallo qui. Aspettate che ho fatto un fastidio. Fermo, fermo, fermo. Allora. Sì, perché c'è un effetto ombra. Ok, sì, è il nostro questo. Bene. Molto bene. Gli scacchi ci sto giocando molto velocemente, ragazzi, voi sapete che gli scacchi sono un qualcosa di assurdo, eh. Bisogna essere proprio strategici, diciamo. Vediamo un po' se perdiamo la regina. Se la mangia, noi la mangiamo col cavallo. Ci togliamo sta regina davanti, perché credo sia troppo bravo. Ma no, ma guardalo. Che si è mangiato, scusatemi. Che c'era qui? Il mio cavallo, non ci ho fatto caso. Ma sei proprio un somaro. Mugia, sei veramente un somaro incredibile. E ormai è andata così. Vabbè, era giusto per farvi vedere, ma peggio non credo non potevamo assolutamente fare. Eccolo. Curbolo. No, questo non possiamo. Vediamo un po' se riusciamo. No, qui sicuramente no. Mettiamola qui. E cosa sta cercando di fare questo imbroglione? Beh, che riusciamo a fare scacco matto qui e veramente fa una bruttissima fine quello, eh.
Guardalo, che ci siamo quasi. Forza, vediamo un po' cosa succede. Vai, ecco, se l'hai mangiato. Vai ancora. Niente, una figura di merda incredibile. Ok. Carré, vediamo un po'. No, niente, si mangerebbe. Niente, è stato molto più bravo. È stato molto, molto più bravo. Maledizione, abbiamo perso ragazzi, però la scacchiera è veramente bella. Tra l'altro potevamo vedere anche se avevamo la possibilità di cambiare pezzi, visto dal... Ah, guarda, ti ha tolto tutto il legno. Cambiano anche gli scenari. Guardate, è bellissima ragazzi. Sono io che sono una pippa, poi addirittura all'inferno andiamo a giocare. Sono io che sono una pippa da 3D a 2D, guardate che bello. Se uno poi è un professionista vuole mettersi a giocare così, il 2D penso sia la cosa migliore, perché il 3D alla fine, per amore del cielo. Ah, qui ci sono le varie prospettive. Bellissimo, un lavoro veramente bello, certosino, mi piace come l'hanno fatto, molto bello. Anche se ormai abbiamo perso, ragazzi, abbiamo fatto una figura di merda incredibile. Andiamo a vedere il 2D, allora siamo qui, ormai un po'. Così è piacevolissima, ragazzi. Vediamo un po' se addirittura cambiano. Sì, cambiano anche gli... Guardate, questo tipo romano. No, è eccezionale, ragazzi, veramente. Vediamo un po' così, succede, ecco, ci ha mangiato, mangiamo questo, basta, finita. Ecco qua, scacco, e siamo veramente, ha fatto pure la musichetta, dun! Veramente bellissima. Ok, era giusto per portare, direi facciamo, arrendiamoci perché è veramente una figuraccia. Però l'importante è quello che volevo farvi vedere un po' questo gioco, come l'hanno fatto, veramente molto bello. Guardate gli effetti di luce, molto bello. Lo trovate su Steam, 9 euro, potete... prenderlo e ci tenevo. Non guardate la partita che ho fatto io, ma guardate la bellezza che porta in sé questo gioco. Guardate anche il 2D, io sono rimasto veramente innamorato, credo. Guardate qui gli effetti di luce, son bellissimi. Va bene, con questo è veramente tutto. Dopo una grandissima paliata di Mujahideen a scacchi, vi saluto e tenete in considerazione 3D Chess, un gioco veramente bellissimo e come vedete anche a livello normale, che vi dà veramente molto competitivo, insomma, funziona molto bene l'intelligenza artificiale, devo dire. Oppure sono io e penso veramente che sia così, una grandissima pippona. Ciao ciao ragazzi!